Allora amici, benvenuti a tutti e bentrovati con questo nuovo video. State con me, abbiate la pazienza fino alla fine perché stiamo per fare una rivelazione davvero, davvero, credo unica, che non si è mai fatta finora. Per quanto mi riguarda, credo né in Italia né altrove. E non è farina del mio sacco, ma mi piace ringraziare l'amico Luca Zampi, che mi ha fornito il materiale per darvi questa notizia ed è lui che ha avuto questa geniale intuizione. Per farvi capire di cosa parliamo, vi faccio vedere un velocissimo video di 4 minuti di Enzo D'Urso sul canale Mystery Channel e poi andremo a vedere perché lui e tutti gli altri, compresi gli archeologi ufficiali, quelli dell'università, probabilmente in questa occasione hanno preso un granchio. Parliamo del sito di Palenque. Sentiamo di che cosa si tratta per chi non lo conoscesse. Nell'estate del 1952, l'archeologo messicano Alberto Ruz Wheeler fece nelle maestose stanze del Tempio delle Iscrizioni Maya una scoperta sensazionale. All'interno del tempio era custodita infatti la tomba di Pagalbotan, il celebre signore della città-stato di Palenque. Asceso al trono nel 615 d.C. all'età di 12 anni, è morto nell'anno 683 d.C. all'età di 80 anni. Ruz, esaminandone i resti, notò da subito delle strane incongruenze. Il corpo di Pacal era di circa una ventina di centimetri più alto dell'altezza media dei Maya contemporanei allo stesso Pacal, e inoltre la sua struttura cranica differiva da quelle che erano le usanze Maya. Era usanza dei Maya, infatti, schiacciare il cranio dei neonati, perché si riteneva che la forma allungata fosse un attributo estetico di grande valore. Ma il corpo nel sepolcro non presentava questa deformazione del cranio. Queste caratteristiche, unite alle strane incisioni intricate che ricoprivano il sarcofago di pietra rossa della tomba di Wotan, spinsero lo scrittore e studioso svizzero Erich von Däniken e successivamente anche il giornalista e scrittore italiano Peter Colosimo ad avanzare l'ipotesi che la figura enigmatica al centro della lastra, identificato nella figura di Pakal Wotan, rappresentasse un essere giunto dallo spazio a bordo della sua astronave. Un'ipotesi che in qualche modo poteva spiegare le straordinarie conoscenze astronomiche del popolo Maya e la loro ossessione per il tempo e per l'universo, ma che tuttavia non sembrava essere corretta. Peter Colosimo ed Erich von Däniken, seppur in buona fede, potevano infatti aver interpretato male il complesso ed articolato bassorilievo raffigurato sulla pietra tombale. Nel 1974 un congresso di studiosi interpretò ad esempio il simbolismo della stele di Palenque come una sorta di transfert artistico metaforico su pietra del tema della rinascita spirituale. Sul bassorilievo erano presenti infatti schemi e simbologie tipiche dell'arte Maya del periodo tardo classico, presenti anche in altre piramidi realizzate col preciso scopo di ospitare i resti mortali di importanti personaggi. Ciascuno di questi elementi figurativi, come ad esempio le fauci del mondo sotterraneo, il demone dei punti cardinali, lo scettro ricurvo, l'albero cosmico e l'uccello sacro, trovano precisi e molteplici riscontri in altre opere d'arte Maya identificate dagli archeologi che hanno decifrato anche gran parte delle iscrizioni che incorniciano tutta la lastra. Se a questo aggiungiamo il fatto che Pakal vantava anche un albero genealogico prettamente umano, composto da ben 7 dei suoi antenati che regnarono prima di lui, tra cui 3 donne, la spiegazione più logica a cui possiamo giungere è che le iscrizioni presenti sulla lastra tombale di Pakal Wotan non stavano ad indicare la sua provenienza extraterrestre, ma bensì il viaggio ultraterreno che la sua anima avrebbe affrontato per giungere nel regno dei cieli. Ok, direi che qui ci possiamo fermare. Quindi, per chi non avesse mai sentito parlare di questa storia, abbiamo capito che nel sito di Palenque in Messico è stata trovata la tomba di Pakal con delle caratteristiche molto, molto particolari, alcune delle quali adesso ve le mostro anche io. Datemi appunto, sapete che non sono un drago nella tecnologia, anzi, ma datemi un secondo. E ora passiamo invece a farvi vedere il lavoro svolto da Luca Zampi,
Su tutto questo sito, ovviamente anche lui è incappato nelle immagini del sito di Palenque e quindi anche nella stele, che ora andiamo a vedere un po' meglio. E vediamo qual è stata l'intuizione, secondo me, corretta e geniale e banale. Ecco perché, cioè, talmente banale da essere geniale, perché era sotto gli occhi di tutti da sempre. E forse nessuno prima di Luca aveva fatto questa semplice, davvero semplice, similitudine tra i due cosi, tra le due cose. Ecco, sono davvero emozionato, quindi perdonatemi, ma statemi appresso e vedrete che ne varrà la pena. Allora, abbiamo parlato di questa immagine qui, di questa stele trovata nella tomba di Pakal. Prima diciamo un altro paio di cose su Pakal. Sono due immagini. Una, quella a destra, è una maschera mortuaria e vedete che riporta questa strana protuberanza sulla fronte, insomma in mezzo agli occhi. Anche sulla sinistra c'è proprio un teschio trovato a Sonora nel Messico. E se qualcuno ha seguito i vecchi video sul canale, abbiamo anche accennato al fatto, da tutta altra fonte, che esisterebbero due linee genealogiche evidentemente diverse dal Sapiens Sapiens che portano questo teschio allungato. Una di queste due razze ha questa protuberanza sulla parte frontale e questa appunto è Pakal, quindi ci dice molto del personaggio di Pakal. E che quindi probabilmente in quel suo contesto, nella sua società, era qualcuno di molto particolare, possiamo pensare anche con delle conoscenze molto particolari. Ora, questo qui è proprio all'interno del della città, il sito, diciamo, la struttura chiamata l'Osservatorio Astronomico. Quindi sappiamo, e lo sappiamo non solo da questa struttura, ce ne sono diverse. Luca me ne aveva citata un'altra che ora a memoria non mi viene, molto simile, ma in realtà abbiamo diverse prove in ogni dove che i Maya, ma anche gli egiziani, gli antichi popoli studiassero davvero con dovizia di particolari e cura l'astronomia e i movimenti delle stelle. Conoscevano le eclissi, conoscevano le rotazioni, le stagioni. Conoscevano davvero molto e quindi in realtà c'è anche tutta un'altra parte di questo discorso che tende a dimostrare che già erano in grado di costruire attrezzature particolari, ma non voglio che ci arriviate da soli. Per cui dicevamo che nel video precedente abbiamo capito un qualche cosa. Di solito di questa immagine qui, che ora vi mostro, anzi, Luca mi aveva passato delle immagini anche di alcune maschere che mostrano lo stesso Pakal con questa protuberanza frontale. Qui abbiamo anche un'immagine del sarcofago in rosso all'interno e qui vedete proprio Pakal così come è stato ritrovato. E, scusatemi, cercavo le immagini corrette. In realtà ci sono molte raffigurazioni perché, come abbiamo sentito nel video, questo tipo di immagine è un'immagine che riprende molti dei simbolismi della cultura Maya. E dicevo, abbiamo sentito nel video precedente che si danno due interpretazioni di questa che viene chiamato da noi comunemente l'astronauta di Palenque. Una è che tutte quelle parti, compresa questa cerchiata qui in nero, che similmente sembra una testa di leone, potrebbe essere un razzo con cui Pakal evidentemente viaggiava nello spazio, secondo questa ipotesi, e questo viene detto poi proprio in base al fatto che se guardate nella parte in basso ci sono delle fiamme che escono fuori e che Pakal sembra stia manovrando un qualche tipo di strumentazione. Tutto questo ha fatto giungere a questa ipotesi del razzo. L'altra ipotesi è quella più appunto legata alla simbologia rituale che vede Pakal quasi in un suo
incontro con la vita dell'aldilà e che quindi tutto il resto delle raffigurazioni, la croce, l'uccello sopra, che poi vedremo meglio, e altre cose, sarebbero in realtà raffigurazioni di simboli rituali e dell'albero della vita. Queste sono le interpretazioni che ne vengono date. Ora, dicevamo però che appunto era una cultura che creava osservatori e che aveva una enorme conoscenza a livello dell'astronomia e un grande interesse in merito. Qui c'è un particolare in pietra che è simile a ciò che vediamo in quel riquadro. In realtà è evidente da questa immagine, ecco a colori che si vede un po' meglio, è evidente che Pacal è seduto. È evidente che sta manovrando qualche cosa con le mani e il resto è un pochino da decifrare. Vediamo qual è l'intuizione, semplice ma geniale che ha avuto Luca. Volevo portarvi ad una immagine. Ecco questa qui. Innanzitutto cerchiamo di... Ecco, devo spostare un attimo la telecamera per farvi notare questa cosa qui. Vedete che nella parte alta ci sono quei due angoli, diciamo, sagomati sopra la cornice, quasi come a dare un verso a tutta l'immagine. Ora la riporto più in basso. Se guardate ai lati della parte cerchiata superiore, purtroppo l'immagine è abbastanza bassa, potrei provare un po' a zoomare, ma non voglio rovinare troppo il tutto. Ecco. Vedete che ai lati del cerchio nero vedete due parti pendenti circolari all'interno del quale si notano palesemente due volti, due facce. Non parliamo ancora di quella nel circoletto di profilo, ma parliamo di queste due frontali che scendono in realtà dalla coda e dal becco dell'uccello Tecal, mi pare si chiami. Ecco, scusatemi, la rozzezza nelle immagini, risistemo un po' il tutto. Ecco qua. Ma ci dimostrano proprio, ritorno su, che questo è il verso in cui guardare l'immagine, perché vedete che sopra è sagomato in quel verso che sembra indicare la direzione, quindi va visto in maniera verticale, e i tre volti, quello centrale è di profilo, i due ai lati sono frontalmente, ma sono da guardare come lo stiamo guardando noi, in questa precisa direzione. Ora ritorno su, scusatemi la poca professionalità nel fare tutto questo, ecco. Ma che cosa vi voglio far notare? Devo rifare così, ecco qua. Allora, spero che qualcosa possiate cogliere con calma. In realtà, la parte nel cerchio superiore mostra, come dicevamo, un altro volto di profilo. Quel volto di profilo è lo stesso, se ci fate caso, di Pacal. Quello proprio a far capire. Cioè, questa immagine serve proprio a far capire che lo stesso Pacal, anche stando lì sotto, riesce in un certo senso a vedere lì sopra. Dicevamo che quell'uccello rituale indica Venere, quindi ci dà un'indicazione di che cosa possa stare guardando Pacal in questo momento. Credo che alcuni comincino ad arrivare a dove è arrivato Luca. Parliamo di gente che guardava le stelle, che costruiva osservatori. Ditemi voi cosa si mette dentro a un osservatorio per poter guardare le stelle, o ditemi voi altrimenti come si fa a vedere stelle così lontane ad occhio nudo. Credo che ormai molti ci saranno arrivati. L'interpretazione che Luca ne dà è di un semplice trono. Nella parte bassa vedete la parte del trono, nella parte del cerchiata in nero. Riconosciamo gli occhi, il naso e le orecchie di un leone disegnato un po' in maniera simbolica, ovviamente. Ci sono anche i denti sotto con le zanne laterali più grandi. La parte finale, quella che viene di solito interpretata come le fiamme del razzo, non sarebbe altro che la barba del leone, la criniera del leone che va ovviamente anche sotto al mento. Questa è una raffigurazione in 3D dell'oggetto che avete visto disegnato nella lastra. Ora, in questa immagine, sotto nella parte bassa, ci hanno messo anche questi tre piedini fatti proprio come il terminale dei razzi dello shuttle. Ecco perché viene data questa interpretazione. Ma se io ora, come ha fatto il bravissimo Luca con me, vi faccio vedere questa immagine di un famosissimo astronomo
chiamato Hubble, voi vedete un qualche cosa di molto simile. Hubble sta guardando attraverso un telescopio, ovviamente, per guardare le stelle, e ha la mano appoggiata su una leva, proprio come vediamo Pacal avere le mani in movimento, sembra, su un qualche tipo di oggetto. Ovviamente Pacal è disteso in quella posizione che va vista in verticale, appunto, perché il telescopio è posizionato verso l'alto. Quindi, per quanto mi riguarda, Luca mi ha ampiamente convinto che questa figura non vada più chiamata l'astronauta di Palenque, ma assolutamente l'astronomo di Palenque. Quindi cade l'ipotesi della visione, come dicevano in quel video, secondo me, così filosofico-metaforica dell'albero della vita. Cadono questo tipo di ipotesi. E per quanto mi riguarda, torniamo all'immagine originale. In questa immagine, per quanto mi riguarda, si vede un astronomo, si vede Palenque osservare le stelle. La parte in basso è semplicemente un trono, come vedete c'è anche la posizione comoda per la testa. È un trono con cui Pacal, seduto in quella un po' strana posizione, però poteva osservare le stelle. Quindi, questo è un pregio agli italiani, un pregio a Luca, secondo me, che ha trovato davvero la giusta interpretazione di questa immagine. Quindi vi prego di far passare e condividere queste immagini quanto più potete, così, come sapete, su questo canale siamo alla ricerca della verità, non ne abbiamo una già preconfezionata. In questo momento, per quanto mi riguarda, dalle informazioni che vi ho dato, mi sembra logico pensare che in una cultura come quella che costruiva osservatori, beh, qualcosa ci mettevano dentro a questi osservatori per vedere le stelle. Come dicevo, ci sono anche prove del fatto che già nell'antico Egitto, con la lavorazione del quarzo, loro sapessero ottenere delle lenti. Quindi, poi ecco, abbiamo visto quel teschio, quindi pensando che magari alcune razze, alcune specie umane vengano chissà da dove, da un passato che non conosciamo o da un luogo che non conosciamo, sembra assolutamente logico che uno strumento tecnologico fosse posizionato all'interno di quegli osservatori per poter vedere le stelle. Quindi da oggi in poi, se sarete d'accordo con me, questa figura, grazie a Luca Zampi, va chiamata l'astronomo di Palenque e non l'astronauta di Palenque. Con questo vi saluto, spero che sia stato interessante e insomma spero che condividiate questa notizia anche per dare un po' di onore e merito a Luca Italiano, che ha trovato questa immagine che era sotto gli occhi di tutti, ma che forse per la prima volta è stata interpretata correttamente. Un abbraccio e un saluto a tutti quanti.